Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggiamo Easy. Se ancora non ci conosci, sappi che siamo un gruppo di ragazzi che ti porta a scoprire il mondo attraverso itinerari di viaggio. Cerca infatti nel nostro canale e troverai centinaia di destinazioni. Oggi andiamo a scoprire cosa vedere assolutamente in un viaggio di 5 giorni in Tunisia. Vi lascio anche il link per prenotare in autonomia, ma come sempre se volete potete contattarci in privato. Iniziamo dalla capitale Tunisi, da dove ci sposteremo verso la città costiera di Susa, dove trascorreremo il resto della giornata per ricaricare le energie. Il secondo giorno invece ci spostiamo ad El Jem per visitare l'anfiteatro romano, un piccolo colosseo dichiarato patrimonio dell'umanità. Dopodiché invece sarà la volta delle matmata, le tradizionali abitazioni, per immergerci nella loro cultura. Il terzo giorno invece vediamo il paesaggio di Arenaria di Deshbaka e il famoso lago salato di Kot El Jerid. Nel pomeriggio invece visitiamo gli spettacolari paesaggi di Oj Gemel, il luogo in cui è stato girato Star Wars. Il quarto giorno invece ci dirigeremo verso nord per visitare le oasi montane di Kebika e Tesmeka, luoghi davvero straordinari. Dopodiché invece vedremo la grande moschea per toccare anche con mano un laboratorio di arazzi tradizionali. L'ultimo giorno invece torneremo a Tunisi per fare un'ulteriore visita di questa incredibile città prima di prendere il volo di rientro. Che ne pensate di questo itinerario? Fatecelo sapere nei commenti e mi raccomando condividetelo anche con i vostri compagni di avventura. Io vi aspetto nei prossimi video.